Il 2 maggio andrà in onda la quinta puntata di Mentre ero via, la prosecuzione della storia di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini. Salta la programmazione prevista il 25 aprile, dal momento che in quella data è prevista una diretta calcistica che andrà in onda in quella data su Rai 1. La replica della puntata precedente e la puntata in streaming possono essere seguite su RaiPlay, disponibile anche su app scaricabile su smartphone, tablet o PC. Monica e Stefano sono innamorati dopo il rientro da Ginevra, anche se tra molti dubbi e scontri, la storia tra Monica, Vittoria Puccini, e Stefano, Giuseppe Zeno, diventa sempre più solida. La Grossi capisce che lui è l'unico di cui si può fidare. Pubblicità e rapporti con la famiglia diventano sempre più tesi, ma Monica comincia a ricordare grazie all'aiuto della sua amica psicologa, riuscendo tra l'altro a dimostrare che non è vero che ha tradito il marito. Inoltre, scopre qualcosa di impensabile sul cognato e sulla casa farmaceutica. Riccardo, infatti, potrebbe essere lui il responsabile della morte del marito e dell'avvocato De Angelis. La storia tra Monica e Stefano diventa di pubblico dominio, nonostante sia l'unico che faccia di tutto per aiutarla, sarà proprio lui a cambiare le carte in tavola in tutta questa misteriosa vicenda. Secondo quanto ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni in un'intervista Giuseppe Zeno, le cose non sono come sembrano a Verona e succederà qualcosa di inaspettato che potrebbe sconvolgere il pubblico. Per sapere cosa succederà bisogna aspettare la prossima puntata, in quanto le anticipazioni sulla fiction non trapelano altre informazioni. La quinta puntata non andrà in onda il 25 aprile come previsto, ma il 2 maggio poiché per giovedì prossimo è in programmazione la partita di semifinale di Coppa Italia, tra Atalanta e Fiorentina. Pubblicità replica puntate già trasmesse. Le puntate della fiction già andate in onda possono essere seguite in replica su RaiPlay. Sul sito si possono trovare anche tanti simpatici RVM sulla fiction e la puntata del 2 maggio, oltre ad essere seguita in TV, potrà essere vista in streaming sempre dal sito Rai la stessa sera della messa in onda. La puntata della fiction trasmessa il 18 aprile è stata seguita da 4.562.000 di spettatori facendo il 20,8% di share, un altro successo per la fiction Rai. Invece, discreto riscontro di pubblico nella stessa serata per Rai 2 per il programma di Raffaella Carrà A raccontare comunica tu, che ha avuto come ospite Riccardo Muti. Mentre su Canale 5 è stato trasmesso il film con Raul Bova e Sara Jessica Parker protagonista dal titolo Tutte le strade portano a Roma, che ha registrato l'8,5% di share con 1,8 milioni di telespettatori. Questo articolo è stato verificato con https://www.gossip.tv.com/mentre-ero-via-anticipazioni-quinta-puntata-fiction-rai-414006/http://www.controcultura.it/158886/mentre-ero-via-anticipazioni-quinta-puntata-monica-smaschera-riccardo-let's-block-ads-y